un mix di racconti in questa puntata, a partire da un'altra gustosa e un po' magica serata col greco di tuffo Sfera delle Irpine Cantine Cenerazzo, nel cuore di quella Napoli antica ed elegante, con un raffinato padrone di casa, il professor Giovanni Dari, che ha reso speciale ogni singolo momento di questo evento, insieme al suo collaudato e bravissimo chef Umberto Padovano, nel ristorante pizzeria Pizza Margherita alla Riviera di Chiaia, finendo poi in gloria coi dolci santissimi di Poppella. Quindi una visita al padiglione Calabria Albin Italy con i determinanti incontri con Gennaro Convertini della FIS e Demetrio Stancati di Terre di Cosenza e della sua azienda agricola Serra di Cavallo. Per finire con un brillantissimo Vincenzo Varlese, stavolta fuori dal suo locale, Sua Maestà la Pizza in via Manzoni a Napoli, ma con incursioni esemplari e didattiche nella fiera Tutto Pizza a Napoli, insieme ad altri e comuni amici di lunga data. Evviva! Che sta succedendo? Qua sta la scarola e qua ci sta il coniglio. Ah, bellissimo. Questo fatto lì, un bel fatto all'ischitana questo. Sì, bravissimo. Non a caso. Qui sta la scarola monachica. Certo. Che cosa hai deciso allora di fare stasera? L'ho visto. Allora, un 3 fatto con greco a gella, fatto tipo gelatina. Certo. E delle zeppoline, noi abbiamo chiamato bollicine, fatto con il fior di zucchero e le zucchine. Poi ci diamo l'antipasto di scarola monachina con baccalà alla brace, mezzanelli al coniglio alla ischitana e abbiamo preso uno scombretto piccolino che lo facciamo alle mandorle. Perché non a caso dimostriamo anche con questo, con il va greco bene il di greco, tufo, esatto, non è un vino bello tosto, esatto, perché è oltre tosto, 13 gradi. È un cosiddetto bianco finto, come è lo un finto si bianco, dice, esatto, bravissimo. Azienda che stasera di cui vedete il suo vino, il greco di tuffo Sfera, le cantine Cenerazzo, di fatto come azienda di uva, è un'azienda che ha oltre 30 anni di vita, il papà Sebastiano Cenerazzo non a caso è il presidente dei produttori delle uve di greco di tuffo, però alcuni anni fa, pochi, 2-3 anni fa, sono stati colti da una improvvisa apparizione e hanno deciso di fare pure le bottiglie, perché in genere io da giornalista di vecchia data, io ho lavorato con Luigi Veronelli per 20 anni della mia vita, quindi ahimè ne ho vissute di tutto. Il vino è il greco di tuffo e ricordo che una DOCG è una cosa rara, perché è una DOCG bianca. Una DOCG vuol dire che è un vino superiore, è un vino che ha delle caratteristiche particolari e soprattutto ha un disciplinare ferro con cui deve essere prodotto. Faccio un esempio per chi non è avvezzo ai vini. La sua no, resa io sono avvezzo ai vini. Mi fa piacere. La sua resa perennale è di 70. Che vuol dire? Vuol dire che cioè i grandi vini, quelli da pianura, hanno una resa per ettaro di 150, di 200, quindi non significa che la qualità è mortificata, ma vuol dire che la quantità predomina la qualità. Ma gli italiani sono eccezionali. Gli italiani sono buonissimi, noi finalmente dopo tanti anni stiamo facendo una testa così ai francesi. Al di là di questo, 70% di resa per ettaro, sapete che significa? Significa che a volte i contadini o i produttori stessi vanno nei vigneti e se le uve non rappresentano quello che devono rappresentare,
tagliano qua nessuno, tagliano proprio per mantenere un certo livello. Allora, io questo vitigno è un vitigno che viene dalla Grecia, il fatto di chiamarlo un rosso travestito da bianco, stasera mi arriva la dimostrazione, perché lo chef ha studiato dei piatti apposta, e uno di questi piatti è una provocazione veramente, perché lui ci prepara un piatto di un mezzanelli con ragù di coniglio amistitano, quindi abbiamo una carne bianca naturalmente, una certa spessore, il resto voi a rischio sapete che se volete questo grande piatto siciliano lo bevete con un grande piatto, però invece di essere rosso è un bianco. Allora, io per il momento vi lascio in pace. Poi ci commettiamo, mano a mano che sentiamo alcuni gusti e sapori di piatto, e chiunque abbia voglia di chiedere qualcosa, noi siamo a disposizione. Evviva! Questo signore che è vicino a me, ammesso che qualcuno non ricordi di averlo già visto per evidenti motivi, fa queste delizie che noi assaggeremo però alla fine. Ma lui per intenti familiari, Ciro, Poppella, Sanità, io prego la delizia. Ho capito che non lo conosce nessuno. Allora, Ciro deve scappare via, perché anche anche i grandi pasticceri hanno fatto come sono, però ci ha dato le delizie alla fine. Ma poi adesso ci sono varie opportunità alla Sanità, ma da settembre avrà un altro locale, una zona bellissima in quel di Napoli, a Santa Brigida, grande livello. Allora io vorrei sapere una cosa, ma ogni tanto ti chiedi il giorno in cui ti è venuta la voglia di questo, chi me l'ha fatto fare al di là di chi me l'ha fatto fare bravo, e nascerà un nuovo dolce, non dico il nome, nascerà un nuovo dolce il 5 settembre, spero, San Gennaro, no, San Gennaro no, San Gennaro no, allora, vi volevo salutare. Poi degusteremo dopo, grazie. Grazie.
Thank you.
quest'oggi è una competizione dove appunto saranno in gara le squadre, le associazioni e i pizzaioli, anche gli istituti alberghieri, che uno è qui con questi ragazzi valentissimi, che lo chiamo l'Istituto Alberghiero Petrolio di Montelucello. Il mio grande amico Bruno Scarca, eccolo qui, un altro autore, un altro pioniere del settore pizza, un grande esperto. Io per te Margherita ho occupato una vita, era un foto di te e tu mi devi di me. Io per te Margherita mi sono inginocchiato, ma la Margherita è sempre Margherita. Che stiamo per preparare adesso? Adesso stiamo preparando una novità per questa fiera, qui nel grande stand making. Making, ovviamente. Visto che non abbiamo il forno e noi facciamo la pizza anche senza il forno, che è tutto dire, noi facciamo la pizza anche dove non c'è la pizza, ma la facciamo. Stamattina presentiamo la pizza nel bicchiere, che era già una tua... che è nel mio menù, nel mio locale. Una tua creazione. Però okay. In giro non si è vista ancora, certo. Adesso la facciamo vedere. Primo gesto, che pomodoro San Marciano. Abbiamo messo del pomodoro San Marciano. Adesso mettiamo la mozzarella di bufala. Perfetto. Un'emulsione di bufala. Dopo che ci aggiungiamo, ovviamente, basilico fresco. Cioè ricreiamo quello che la è la margherita. La margherita. Quello che è la margherita. Le basi della margherita. Olio extravergine di oliva naturalmente. No. Questo è di canguro. Piacerebbe, eh? Così va in Australia. E per finire parmigiano reggiano. Ecco qua. Qua però qualcuno adesso dice, e scusa maestro. E che se famo? E mo andiamo fuori così facciamo vedere che si fa. Che succede adesso? Che abbiamo portato? Questa è la pizza. Abbiamo fatto la pizza normale, base di pizza, certo. Allora, questa è la normale, dopo uscirà anche la multicereale. Benissimo. Ognuno di questo? Ognuno di questo fa sì. Questo. Perfetto, va all'interno. E ciascuno puccia e mangia. E risente il suo sapore. Magnifico, evviva!
Com'è stato? Com'è stato il risultato? Una cosa speziosa. Muy buena. Buonissima. Com'è andato l'assaggio per il momento? Ottimo, voto 10. Nuovo modo. E tu l'hai subito inventato. Il modo mio per la pizza di bicchiere. Stai facendo un panino, stai facendo, no, la pizza in due bicchiere. Ecco qua. Oh, qui abbiamo un grande maestro, eh? Qua non è che scherziamo. Guarda il sole come lo illumina, non a caso. Ti hai preparato qui una margherita? Una margherita con farina tipo 1. Ah. Il nostro mulino di Napoli. Certo. Il nostro mulino Caputo. Guarda qua, va.